Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dallo stadio comunale Isarranas di Tertenia per la 24esima giornata del girone G di Serie D. In campo la Costa Orientale Sarda e l'Angri 1927 in palio. Punti pesanti in chiave salvezza. Inizia Costa Orientale Sarda Angri, il primo pallone giocato proprio dai campani. Il lancio Luigi Manzo, pescato, pallone che parte da una posizione molto più esterna. Adesso si accentra, cerca tra le linee Cassata, apre il gioco per Liguoro, il cross alla ricerca di Barone, sblocca subito il match. Dopo 3 minuti l'Angri, il cross di Liguoro, la zampata vincente di Vincenzo Barone, è già 0-1 a Tertenia. Va De Montis direttamente in porta, la blocca lì, bella rosa. Vediamo la soluzione. Attenzione, rosso per Manca. Pressione forte di Lado, attenzione a questo retropassaggio che favorisce Mancosu, un 2 contro 4, Mancosu prova a fare tutto da solo, entra in area di rigore, il tiro centrale bloccato a terra da Ciro Bellarosa. E lo scarico per Varsi, entra in area di rigore, Varsi traversa clamorosa, De Rosa sulla respinta, non è finita, se la sposta sul sinistro alla ricerca del primo palo, De Luca chiude in calcio d'angolo. Mancosu ancora a scambiare con Laconi, area vuota, Laconi prova a fare tutto da solo, ce l'ha sul destro, attenzione al rimpallo che favorisce Mancosu, che calcia altissimo col sinistro. Attenzione al lancio per Barone, uno contro uno con Derbali, Barone più veloce, si presenta davanti a De Luca, una gran parata, palla buona questa per Piredda, palla dentro che non arriva, ci riprova, secondo palo, Balbo a dare una mano, colpo di testa sul fondo, aveva accompagnato benissimo l'azione Alessandro Balbo. E allora si può andare con il contropiede dell'Angri, è un 2 contro 1. Attenzione a Umile, la palla per Barone è leggermente lunga, la controlla comunque il numero 9 dell'Angri. Prova da centrare, si vuole lo spazio per il tiro, troppo debole. Punizione battuta per Balbo, è tutto buono, Balbo, la parata di Bellarosa. Prova a lottare adesso su ogni pallone, tanto sacrificio, qui errore di Bellarosa. De Montis, limite dell'aria, De Montis, Bellarosa respinge. Precisamente un'altra squadra con l'ingresso del numero 30, con Laconi che prova a tornare da Cosu, palla bassa stavolta per Matteo Mancosu, la pareggiata la Cos in 10 al 32esimo della ripresa e 1-1. Larga per Piredda, attenzione all'inserimento proprio di Cosu, si va invece da Mancosu che mette il cross per Balbo, Balbo, la ribaltata, la Costa Orientale Sarda con l'inserimento di Alessandro Balbo a 10 dalla fine, in 10 uomini e 2-1 Cos. Palla messa dentro da Fabiano sul secondo palo, colpo di testa, bloccato a terra da De Luca, tra Vitiello. La gioca corta per Fabiano, ultima preghiera, la chiusura di Cosu, non c'è più tempo, è finita! La Costa Orientale Sarda vince 2-1 in rimonta, in inferiorità numerica, con le reti di Mancosu e Balbo nella ripresa, torna la vittoria, torna i 3 punti